E adesso entrino gli sfidanti dell'uomo gatto. Gioca con noi! Grande Crateri, 25 anni. Viene da Milano, musicista, polistrumentista, chitarra, basso, tastiere. Come me allora, bene, bene. Gioca con noi! Luca Grazie, 34 anni, viene da Poggio Monzo, provincia di Siena. È un operaio settore metalmeccanico, lui gioca a basket e ama viaggiare. Gioca con noi! Margherita Del Neri, 32 anni, viene da Reguaro, provincia di Vicenza, studia per diventare direttore consulente d'impresa. Come direttore consulente d'impresa? Vabbè. Pratica arti marziali, karate, aikido, judo, kodubo, non lo so, anche tutto kobudo. Allora, dopo ne parliamo, me lo spieghi. Gioca con noi Sabrina Bragante, 31 anni, viene da Lissone, provincia di Milano, lei è un'operaia, fa footing e canto a livello amatoriale. Entri nel nostro studio, Catsman! Bella risposta, mi sei piaciuto uomo gatto. È una rielaborazione dei proverbi. Allora io adesso vi domando che regali avete ricevuto, velocemente. Davide, tu che regali hai ricevuto? Un albero di Natale che canta e balla. Bene, Luca, cosa hai ricevuto? Un viaggio. Un viaggio dove? A Cuba. Ah, la faccia, da solo? No, con un amico. Capisco, capisco, è viaggio culturale, Margherita. Sì. Un biglietto. Di che cosa? Del treno. Per andare dove? In un paese caldo. Vabbè, se non si può dire, bene. Da sola o con lui? Con lui. Con lui, bene. Sabrina? Un viaggio. Un viaggio anche Sabrina, tutti facoltosi questi partner. Uomo gatto? Incredibile ma vero, mi hanno fatto il carbone. Perché sono stato cattivo con alcuni avversari. Allora mi hanno detto, sei stato cattivo, carbone. Anche io ho ricevuto il carbone, chissà perché, chissà se gli autori... Però era carbone dolce, era buonissimo. No, il mio era proprio carbone vero, faceva proprio schifo. Allora iniziamo subito con il primo gioco. Davide, uno di voi sta per essere eliminato, iniziamo con te. 1, 2, 3. Com'è profondo il mare di Lucio Dalla, inconfondibile. Luca, 1, 2, 3. Vita spericolata. Bravo, che Cuba ti aspetta. Senti, ma a Cuba ci vai per prendere il sole, no, vero? No, ci vado perché il mio amico era da tanto tempo che ci voleva andare e allora poi e alla tu fine fai questo convinto. Sforzo, diciamo. Vabbè. Perché tornate tutti bianchi da Cuba? Margherita, 1, c'è sempre brutto tempo. 2, 3. Susanna. Susanna. Susanna, prima premere il pulsante. So che tu fai karate, aikido. Aikido? Kobudo. Che è il kobudo? Sono è una lotta con delle armi, con delle spade di ciliegio, con umchaki. Con? Umchaki. Con chi? Con quei umchaki, sono quei bastoncini legati con delle... Sì. Ho capito, quelli che... Lo sa l'uomo gatto? Cioè tipo quelli che aveva Bruce Lee nei film. Sono quelli che aveva lì, Bruce Lee, ma ne abbiamo qualcuno qua? Magari li facciamo utilizzare l'uomo gatto, non ce l'abbiamo? Dai, vedi. Non ce l'abbiamo, Margherita? Fanno male quelli, no, no, fanno male, glielo non ce poi tanto. Allora, Margherita, il tuo momento. 1, 2, cicca, cicca, cicca. Sabrina, Sabrina, il tuo momento. 1, cicca, 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 cicca. 3, 2, 4. Perdono. Bravissima. Uomo gatto? Ai. Perché ridevi quando parlavo di Cuba? Perché ci sono tanti bei villaggi turistici a Cuba. Il mio sogno è andare a fare animazione a Cuba. Dai, hai capito qual è il suo sogno? 1, 2, 3. Il mare d'inverno. Il mare d'inverno, bene. Allora, dopo il primo giro di musica abbiamo ultima posizione per Davide, che ha ricevuto il regalo più carino, secondo me. Poi saliamo e troviamo la nostra lottatrice Margherita. Saliamo e troviamo il cubano Luca, guarda che tornerai con questo pallone, non ti preoccupare. Saliamo e troviamo Sabrina. E saliamo ancora e troviamo l'aspirante cubano uomo gatto. Allora uomo gatto, ripartiamo da te, sei pronto? Dai. 1, 2, 3. Onda su onda. Onda su onda, benissimo. Guarda benissimo. Caso
guarda caso, perché a Cuba c'è il mare, quindi onda su onda. Ha una frase per tutto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sabrina, 1, 2, 3. Piccola e fragile. Piccola e fragile, proseguiamo allora. Luca, sei pronto? Sì. Pensa alle spiagge cubane, soprattutto alle cubane. 1, 2, 3. Nessuno mi può giudicare. Nessuno mi può giudicare. Margherita, hai una grande responsabilità. Sei abituata a queste competizioni a due, no? Adesso tu puoi mandare fuori del tatami il nostro Davide. Quindi fuori dal gioco Davide, indovinando il prossimo motivo in 1,8 secondi. 1, 2, 3. Per Elisa. E allora, Davide, hai 3,2 secondi per salvarti. Proviamo. Mano sul pulsante. 1. O Davide o Margherita. 1, 2, 3. Regina delle celebrità. Sì, che peccato, però 9,8. La regina delle celebrità. 883, mi dispiace per Davide, eliminato. Si salva Margherita. Ciao. Noi andiamo allo stacchetto. Asta musicale.